amici della Tactical Riders, oggi siamo alla linea dei 10 metri per pistola dell'isola del tiro del poligono Cieli Aperti di Colonia del Serio, provincia di Bergamo, per provare la bellissima arma corta marchiata Heckler & Koch. Ho qui uno stupendo esemplare HK Mark 23. Molti di voi la conosceranno perché sono appassionati di nozioni militari, diciamo. Altri la conosceranno perché è stata resa famosa da un videogioco. Io vi dico che questa è la pistola pensata per soddisfare le esigenze del SOCOM, ossia il comando misto di forze speciali americane. Questa è la vincitrice, diciamo, del concorso, e ha vinto niente meno che sulla Colt, per dotare le forze speciali di un'arma corta pensata per un uso esasperato e di una comprovata inaffidabilità. Vi dico subito che se sentite un rumore strano è perché fuori c'è il diluvio universale e la pioggia batte sui lucernari, ma noi non ce ne frega niente perché l'isola del tiro offre comfort in ogni condizione meteo. Torniamo a noi. Dicevo, Heckler & Koch Mark 23, pistola pensata per un uso spudoratamente esasperato, spudoratamente militare, spudoratamente grossa. Come vedete, io ho le mani di taglia media, diciamo, però appena impugnata mi sembrava di essere un bambino che giocava con la pistola del padre, perché oltre a essere pesante, diciamo, per i miei cani, non è un peso esagerato, sono sul 1,2 kg, però senza caricatore risulta molto sbilanciato in avanti. E dicevo, anche per me che ho mani medie, trovo una certa difficoltà ad arrivare ai comandi, specialmente l'hold open, senza dover fare mosse strane o usare la seconda mano. Allora, andiamo con noi. Partendo dalla volata, troviamo la volata filettata, perché diciamo nella versione quella militare era pensata per un uso con il silenziatore, quindi appunto la volata è filettata. Noi in Italia, che sa benissimo che i silenziatori sono vietati, si potrebbero applicare qualche compensatore, non so l'effettivo utilizzo, però sicuramente qualcosa di aftermarket si può trovare. Le prime versioni l'avevano tornita, mentre invece questa è una seconda versione, quindi troviamo il bel filetto e il coprifiletto al proprio posto. Sotto il carrello, sotto il fusto, c'era, diciamo, la slitta per l'applicazione dei vari accessori, laser e torcia, gruppo laser e torcia. Il suo proprietario gli ha applicato un'altra slitta perché laser e torcia erano i suoi dedicati, oltre a essere difficilmente reperibili, costano un occhio della testa. Il suo proprietario, per renderla standard, gli ha applicato questa sovraslitta in alluminio che tende a aumentare un po' di più la tendenza ad essere appruata, che dicevo prima, però ora almeno può dotare di qualsiasi accessorio standard. Il ponticello è di enormi dimensioni, come vedete, il mio dito non arriva neanche a toccare, tenendolo in posizione di sicurezza, ruotando sul carrello. È pensato anche qui per un uso militare, anche magari con guanti molto spessi, oppure per chi ha mani grandi, diciamo, non litigare col ponticello nel momento del bisogno dell'inserimento del dito per fare fuori. La grip, l'impugnatura, oltre a essere, come dicevo, bella grossa, diciamo, è più lunga che larga, però comunque è una dimensione generosa. Ha dei begli intagli molto aggressivi, come piacciono a me, al punto di disegnare le dita nella parte anteriore e posteriore, e questa lavorazione corrugata nelle parti laterali. Devo dire, ci ho sparato 10 colpi prima, i primi 5 sono andati in maniera disastrosa, penso perché probabilmente appunto non sono abituato a una dimensione così grossa dell'impugnatura. Gli altri 5 invece non sono uscito dal bianco. Ora vediamo se in fase di ripresa riuscirò a fare la stessa cosa. Comunque, una grip che, nonostante le grosse dimensioni, ha un intaglio bello aggressivo e sta in mano bene, anche per chi ha delle mani non enormi. Ora, la molla è bella tosta. Le scanalature sul carrello, anche se non sono proprio pronunciate e ingombranti, fanno un bel grip sulla mano del tiratore. La finitura è nera lucida,
naturalmente non l'ho detto, però questa possiamo considerarla una polimerica perché la parte inferiore del carrello è in polimero. Molla bella dura, carrello veramente grosso e spigoloso, proprio mastodontica possiamo definirlo. Lo scatto, prima, aspetta, prima di parlare dello scatto vi parlerò dei comandi. Dicevo, l'hold open non è facilmente raggiungibile tenendo la mano in posizione di fuoco, quindi o si usa la seconda mano o lievemente sporgendo questa. È solo dal lato, diciamo, sinistro per tiratori di destra, diciamo, però come discorso dicevo prima non va tanto a penalizzare neanche noi. La sicura invece è ambidestra ed è inseribile solo a cane armato. È separata dalla sicura il meccanismo a batticane. Il meccanismo a batticane che può essere operato anche in maniera molto graduale per abbattere il cane in maniera silenziosa, oppure abbastanza brutalmente, come preferiamo noi. Ripeto, un'arma pensata per specifiche ed esigenze militari, quindi fare le cose in silenzio direi che rientra tra queste. Lo scatto, come dicevo, può lavorare sia in singola che in doppia azione. In azione singola c'è la prima fase di precorsa molto morbida, qualche millimetro. C'è una seconda fase di precorsa un pelo più dura, c'è l'appoggio, poi lo sgancio avviene in maniera precisa e anche abbastanza leggera. In doppia azione invece il meccanismo è piuttosto duro, la trazione inizia subito, parte diciamo il classico millimetro vuoto, bella dura, non c'è punto d'appoggio e poi avviene lo sgancio. Bella, devo dire, una bella arma. Ora eseguirò i caricatori dentro il quale ho già caricato 5 colpi di munizione GECO 45 ACP da 230 grani. Il caricatore ha una capacità di 12 colpi, un bel bifilarone bello, bello massiccio. Sparerò i primi 5 colpi su un bersaglio circolare modello RE che mi aspetta già a distanza di 10 metri. Vediamo cosa riuscirò a fare. Parlando di caricatori, mi è venuto in mente prima di sparare che lo sgancio del caricatore è posto qui, diciamo alla base del ponticello. Io trovo più comodo azionarlo con l'indice della mano forte, probabilmente anche con l'indice, col pollice dell'altra mano è abbastanza agevole, non ho ancora provato. E un'altra cosa, un altro discorso, prima di sparare, le mire sono regolabili, sono composte dalla classica tacca di mira posteriore con i pallini bianchi e mirino frontale con pallino bianco. Appaiono molto alte perché nella versione militare, diciamo, è stata pensata per operare con il silenziatore, quindi anche lì si dovrà avere lo spazio per un gombro del silenziatore e per lasciare la linea di mira libera. Ora spariamo, finalmente, mi sembra di aver parlato poco. Pronti? Vai. Allora, la sensazione di sparo direi è bella pesante, il rinculo è abbastanza gestibile. Che mi fa un po' strano è il movimento di questo carrello enorme che quando si chiude tende ad appruarla. Dicevo, il rilevamento è molto gestibile, il peso frontale il suo lavoro lo fa. Ha questa cosa un po' che a me risulta strana, d'altronde non è che ci ho sparato poco, diciamo. Lo scatto in singola azione risulta
bello preciso, ha questa cosa strana della doppia precorsa, perché dopo la prima precorsa morbida ci si aspetta, diciamo, il momento dello sgancio, invece c'è la seconda precorsa corta e poi si arriva all'appoggio. Direi che il primo colpo mi ha fregato perché ho strappato un attimino senza aspettare di raggiungere il punto d'appoggio. Infatti non so dove è andato, però ne vedo tre nel bianco, quindi direi che non è andata malissimo. Il grip confermo, il grip sta bella, bella salda sulla mano, anzi direi la segna proprio, quindi fa una bella presa. Due al limite della decenza e tre comunque nel bianco. No, l'ho buttato via, se no vi facevo vedere il confronto con quello prima e qui come al solito vado meglio, però direi che posso reputarlo accettabile anche questo. Ora, adesso viene il bello, zombino, ossia dovrò tenere su questo monolite con una mano sola, dovrò sparare in maniera più veloce e più concitata, quindi quel meccanismo di rilevamento, approvamento sarà molto più accentuato, lo sentirò di più, e dovrò partire col cane abbattuto sparando in doppia azione, quindi se ne vedranno delle belle. Secondo caricatore, altri 5 colpi, metto in camera, abbatto il cane da vero ninja. Pronti? Eh no, non è facile, non è facile, no. Sensazione di sparo con una mano sola, a parte il peso che vabbè, quello è relativo, il movimento del carrellone si fa sentire, impugnandola così con una mano sola comunque devo fare un po' di forza e si sente un pochino anche sul polso, nonostante sia il 45 ACP non è questa grande belva, però devo dire che l'ho sentita un po' sul polso. Non sono riuscito a spararli veloce come volevo, però vabbè, uno a segno, due comunque in sagoma e due qua alti. Partendo dalla doppia azione lo scatto è veramente duro, infatti penso di averlo tirato qua, quindi ho strappato di bestia, poi gli altri vabbè, a cane armato, tutto regolare. Ora, come al solito, devo trarne le mie conclusioni. Cosa devo dire? Sicuramente è un'arma di qualità HK, è la versione civile di un'arma super pensata che avrà passato 2 miliardi di test per finire nella posizione in cui è finita, quindi se HK, come penso, ha trasferito qui il feedback tecnologico e scientifico per quella militare, direi che un'arma con cui possiamo sparare decine di migliaia di colpi senza aver problemi. È un'arma particolare, diciamo, ripeto, è un'arma, posso dire, anche di nicchia, anche perché comunque non è proprio buon mercato. Il prezzo ufficiale Eckler & Koch si aggira intorno ai 2000 euro. Quindi direi che per una polimerica, diciamo che uno deve proprio volere questa per spenderci quei soldi, quindi però questa tra l'altro in condizioni perfette, il suo proprietario ci avrà sparato 200-300 colpi, quindi è proprio veramente immacolata. Penso che finirò la scatola perché ho un paio di questioni risolte con peso, scatto e sparo a mano singola. Quindi anche per è classificata arma comune. Quindi anche per oggi ho finito dall'isola del tiro del poligono Cieli Aperti. Io come al solito ringrazio il mio staff che effettua le riprese e montaggi video, ringrazio lo staff del poligono che precede le riprese, e anche per oggi ho finito. Ciao!